Saluto e ringrazio innanzitutto Abe Rode, ambasciatrice di Palestina in Italia. Benvenuta, welcome. Thank you so much. Faremo lo spiego al pubblico questa intervista in inglese perché così preferisce l'ambasciatrice. Domande brevi, risposte brevi e vedremo di fare il tutto in uh, diretta. Um, uh, according to you, um, uh, what is really happening between... The Gaza Strip and uh, Israel, and is the war going to last uh, for many days, or there will be a ceasefire? I asked how long the war will last. If there is a ceasefire, what is it? According to their point of view, what is happening? Actually, I would like to, uh, to ask you about what is going on in Palestine. The brutal aggression against the Palestinian, and the silence of the international community created this situation. You know, we cannot start with Hamas and ignoring the action and the brutal aggression of Israel. Uh, uh, yes, please stop. I have to uh, uh, Dice l'ambasciatrice: non guardate solo quanto sta accadendo a Gaza da parte di Hamas, la comunità internazionale sta distogliendo lo sguardo dalle violenze perpetrate dallo Stato di Israele nei confronti della popolazione palestinese. Please. yes so uh, what is happening is not new of course we are under occupation for decades and unfortunately the international community are silent uh, actually what is going is brutal aggression against jerusalem against the holy sites in jerusalem against the people of palestine uh, against the Sheikh uh, Jarrah uh, neighborhood, this is where this uh, started. That we have to start with this, and then you know we cannot blame anybody else. Why they re retaliate? Because you know the international security are are. Biased, unfortunately, to ok, Israel. ok, ok. Sorry, ho di immediatamente Now, Allora, dice, ribadisce l'ambasciatrice, eh, attenzione: eh, eh, noi diciamo questo: c'è stata innanzitutto uh, l'aggressione brutale israeliana nei luoghi santi e si parla qui della spianata delle eh, moschee e eh, bisogna partire da questo, è una guerra eh, che dura da tanti anni, tutti lo sanno, adesso la comunità internazionale sta eh, voltando lo sguardo dall'altra parte, eh, però se non si mh, ragiona partendo dalle responsabilità di Israele... Parla l'ambasciatrice eh, eh, di Palestina, non si capisce qua, cosa sta accadendo e perché la risposta de, de, da Gaza sia così, così forte. Sì, e yes, uh, uh, in realtà ciò che uh, sta succedendo è destabilizzare la sicurezza worldwide, non not solo in Palestina, e tante uh, uh, so persone sono so far in Gaza. Uh, up of this morning we have more than 115 killed and more than 650 injured among those you know i want to give you numbers that, that we have 27 children and we have 11 women so can you imagine it's not targeting the militant it, it targets the civilians the, the people that were trying Per celebrate l'idil futter they end up yes. uh, planning for uh, for funeral for their loved uh, loved ones eh, dice l'ambasciatrice Der eh, ci sono tantissime vittime tra i civili, ha dato le cifre. Sia uh, non solo uomini, ma tanti uh, bambini e tante uh, donne. Questo è un terribile bilancio di quanto sta uh, avvenendo in questo uh, conflitto. Um, I ask you, uh, ambassador, uh, um, how come there are so many missiles in the Gaza Stripe? Le chied chiedo, ambasciatrice, come mai e come sono arrivati così tanti missili nella striscia di Gaza? Okay, but uh, how about the uh, aggression of the Israelis toward the civilians, toward, you know, so far? They destroyed many buildings in, uh, in uh, Gaza Strip. We As Palestinians, we should behave, but the Israelis should not behave. This is, you know, how you look at it, unfortunately. It's not equal. You know, now, this is the problem with the international community. Aqueni would be attacked for each action: there is a reaction: we are not with violence, but Israel created violence. Israel allora, allora uh, uh, yes, yes, ok. Uh, I will uh, ad ogni uh, uh, azione israeliana: questa è la versione dell'ambasciatrice palestinese: c'è una risposta palestinese: ma innanzitutto c'è in prima l'azione da parte eh, israeliana. E vengono colpiti um, palazzi, palazzi dove ci sono anche i civili. Ma per favore, can può rispondere my mia domanda? Come ci sono tanti missili nella Strip Gaza? E chi chi dà i missili a Hamas? I really don't know who gives the chiedo, missiles chiedo per come and how missili, e missili. Sorry, please, go ahead. I don't know who gives the missiles for anyone, but I think the siege and the blockade on Gaza since 2014, uh, 2007, Leaving them with no water, no electricity, no even medical supply will push them to this direction because they want to protect themselves. They can't be always hated by Israel. And I think if you go back to the war 2014, the ICC will investigate that this war was, you know, a war criminal. So this is the issue. You know, you can't. Lasciate le fare dice questo: uh, c'è di fatto una chiusura di Gaza, un assedio di Gaza, la popolazione sta soffrendo moltissimo. Uh, non so, uh, testualmente ha detto, non so chi rifornisca Hamas. Di missili, ma la situazione è, è talmente terribile a Gaza, è, con la pressione israeliana, che questa non può che essere la uh, uh, risposta. Um, chiederò un'ultima domanda. Chiederò un'ultima domanda. Una last question. Uh, 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 e è uh, questa qui. Um, uh, are we facing a, a civil war? In Israel, uh, among uh, um, uh, Ara Israeli Arabs and um, Israelis, c'è il rischio di una guerra civile dentro lo Stato di Israele tra gli Arabi israeliani e gli Israeliani e ebrei? Of course, uh, there are uh, clashes between uh, the Palestinians that are living in uh, Israel and. I Uh, actually uh, those people are Palestinian. they are supporting their brothers and sisters in Jerusalem in Gaza. They cannot stay silent with the brutal aggression of Israel. And if you, uh, uh, if you see the, ra the picture rightly, you know those Palestinians that are living in Israel are not taking their rights. you know as the Israelis, there is an uh, humiliation. There is no equal right among, you know, all citizens of Israel. You know, the Palestinians are not are taking their rights as same as the Israelis. So, you know, there is a frustration inside them when seeing their uh, sisters and brothers hitted by this uh, Israeli forces, okay. forces by the occupiers. Okay. They will react. Of course, this is, you know, this is a reaction of anyone. Ok, questa dice l'ambasciatrice è la reazione dei palestinesi nei confronti degli israeliani dopo anni e anni di oppressione, anche i palestinesi di cittadinanza israeliana vivono una forma di oppressione e quindi eh, st stanno intervenendo a favore dei fratelli palestinesi che sono sotto il fuoco eh, in questo momento di Uh, Israele. Uh, thank you uh, very uh, much uh, Aber Ode, ambasciatrice uh, palestinese in Italia. Thank you very much. You gave your version um, here uh, on TGcon uh, 24. Uh, grazie uh, all'ambasciatrice per la sua versione in diretta qui su uh, TGcon 24. Um, uh, have a nice day.